Che fa parte della nostra cultura, del nostro carattere, della nostra qualificata presenza in un mondo nel quale non raccogliamo il resto, ma siamo portatori ancora della continuità delle tracce che la civiltà ha lasciato negli errori. E certo, un uomo che amava la sua città, un uomo che aveva affermato a ogni piede spinto e con tutte le sue forze i diritti della natura, un uomo che magari nella vita delle contate che esistono nel mondo per portarsi avanti, forse qualche volta aveva subito qualche spintone e non era arrivato lì per lì per mettere il piede per salire anche lì sull'autobus, un uomo di questa fatta ha sofferto. E quando io ho telefonato a Reggio per dire che tipo ci aveva lasciato, si sono portato la mano alla fronte dicendo ora che si schiudeva una nuova realtà. E allora diciamo che non sempre a noi tocca la concretezza dell'opera. Noi la iniziamo, la promuoviamo, ma poi dipende da qualcosa che è superiore a noi per poter stabilire che la compieremo. Chissà che altri non legga fra le righe e non veda l'urgenza di completare quello che lui voleva assolutamente presentare come istanza propria a chi potesse capire. Cari amici, siamo nella celebrazione della Santa Messa. Io mi sono fatto prendere un po' la mano dai sentimenti. Devo anche dire una cosa che non posso tralasciare. Io sono stato anche critico nei suoi riguardi. Quando ho ricevuto la notizia, improvvisamente l'ho visto in maniera tutta diversa. Perché negli ultimi tempi era diventato dolce, negli ultimi tempi aveva lui stesso, era uscito da un tunnel. Dal quale egli stesso forse avrebbe desiderato.